come dire, le mele sono un alimento fondamentale dell'essere, dell'essere umano, sì. Non solo del mio. Secondo alcuni studi scientifici noi siamo fruttariani. Ah, che di lo sai anche lui. Noi lo sai, dobbiamo tenercela buono perché può avere un grande impatto in questa vicenda. Quindi, come dire, io tutti i complimenti che faccio, che loro sono un po' freddini, perché io dico, questo lo devo dire, che qui questa storia che la politica è schifo, accidenti, la lasciamo a loro. No, no, la politica invece bisogna impadronirsene, dobbiamo entrare in Parlamento, dobbiamo cacciare via quelli che ci sono. Perché poi il momento è venuto, ormai sono proprio marci, fratici, insomma, stanno proprio lì che si stanno sciogliendo, e allora assolutamente lo dico a quelli dei movimenti, di Lo Sai in particolare, ma a quelli di tutti i movimenti, che qui bisogna assolutamente cambiare marcia rispetto a questo tema, bisogna sporcarsi le mani, perché altrimenti si rimane lì davanti alle tastiere dei computer a interloquire, ma insomma... bisogna entrare invece nel mondo reale, allora vabbè, come dire, Scilipoti, gli altri amici che seguiranno e che ci serviranno e si presteranno e ci aiuteranno in questa causa di conquistare la politica, di conquistare il Parlamento, di diventare noi legislatori. Andare dinerando nelle borgate romane, ad esempio. Andare. Sì, tra l'altro il mio intervento riguarda la democrazia diretta. Insieme a Salvatore abbiamo fondato il gruppo che si chiama Democrazia Diretta e Sovranità Monetaria. Perché vi parlo di democrazia diretta? Perché secondo me è l'argomento più correlato alla dittatura bancaria è come la dittatura bancaria ha successo. E ciò avviene perché i banchieri hanno strutturato a livello gerarchico e piramidale tutte le nostre organizzazioni di cui facciamo parte, quindi l'associazione, i sindacati, i partiti, in modo tale da avere un gioco facile nel comprare o minacciare qualsiasi struttura esistente sul mondo, qualsiasi struttura che non sia strutturata in democrazia diretta. Non so se voi conoscete John Perkins, il sindacato dell'economia, lui lavorava al soldo dei banchieri e faceva un lavoro che poteva fare anche un bambino, cioè andava dai banchieri portando in una mano una valigetta e nell'altra un bossolo, e non doveva dire niente, andava dai capi di Stato. Quando i capi di Stato, messi dai banchieri, magari si facevano cose a cui i banchieri non andavano bene, andavano i sicari dell'economia, i sicari andavano in primo luogo, se il capo di Stato continuava a perpetrare il proprio comportamento, andavano i killer direttamente, come è successo magari a Lincoln, a Kennedy, a Sankara. Ora, se noi avessimo strutture di democrazia diretta, il banchiere, il Rothschild, farebbe molta più fatica a mandare John Perkins a dover minacciare la metà più uno degli aderenti a una struttura, un partito, un sindacato, un governo, uno Stato. Vi dico queste cose non perché io stia parlando di utopia. Utopia vuol dire qualcosa, nessun luogo. Invece la democrazia diretta in piccoli pezzi c'è in tutto il mondo. C'è a Porto Alegre, che è una cittadina che fa 1,5 milioni di abitanti in Brasile. La Svizzera fa 8 milioni di abitanti e confina con l'Italia. Ha referendum propositivi che fanno legge. Mentre noi siamo ancora all'epoca della pietra, dobbiamo fare referendum abrogativi con il quorum che non viene mai raggiunto di solito. Mi auguro che in questo caso venga raggiunto, ma i referendum svizzeri fanno legge e non hanno quorum. Il presidente della Mongolia dall'Asia è andato in un cantone svizzero, ha dato che i referendum svizzeri non sono solo nello stato svizzero, sono anche nei cantoni, umilmente a cercare di imparare, perché lui vorrebbe rendere la Mongolia la Svizzera dell'Asia. Mentre noi ci confiniamo con la Svizzera, abbiamo i leghisti che sono a due passi dalla Svizzera, ma di cos'è la Svizzera non gliene può fregare di meno né al PDL, né al PD, né ovviamente alla Lega. Quindi va bene entrare in Parlamento, ma entrarci in una maniera, in modo tale per cui poi non si possa venire minacciati o ricattati da John Perkins, perché se poi uno di noi entra in Parlamento, ci entra Scilipoti, è entrato, ma lui è a capo di una struttura piramidale, io ci mando John Perkins e ho comprato tutta la struttura. Se io mi devo comprare il PD, chi mi compro? Da Lema e Veltroni, o minaccio le loro mamme. È molto semplice.